Eight is enough, a father's memoir of life with his extra large family, che tradotto sarebbe Otto Bastano, che era anche il titolo originale della serie, Le memorie di un padre di famiglia della sua famiglia extra large, di Tom Braden. È il libro da cui è stata tratta l'idea per la famosissima serie TV andata in onda tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, con un ritardo di un paio d'anni in Italia, ma il periodo era quello. Io l'ho trovato solo in inglese su internet e non so se sia mai stato tradotto, non l'ho ancora letto. Per ora mi baso su articoli e interviste che ho trovato. Tom Braden è stato giornalista e scrittore con una carriera movimentata. È stato paracadutista nella Francia occupata dai nazisti, ha diretto il programma di operazioni segrete della CIA durante i primi anni della Guerra Fredda, si è candidato a cariche pubbliche e possedeva un giornale. Ha servito come segretario esecutivo per il Museo di Arte Moderna e ha co-ospitato lo spettacolo della CNN Crossfire. Tra i suoi amici contava David Brinkley, Robert Frost, Kirk Douglas e Nelson Rockefeller. Ma Braden considerava la paternità il suo lavoro più importante, e la sua più grande avventura. Nessuna sorpresa, lui e la moglie Joan, funzionaria del Dipartimento di Stato e hostess della società di Washington, hanno cresciuto 8 figli durante uno dei periodi più tumultuosi della storia americana. Nella serie TV invece era una casalinga che aspirava a diventare fotografa, sparita dopo pochi episodi, dopo vedremo perché, e sostituita dalla matrigna Abby. In questo divertente libro di memorie di famiglia, Braden condivide un tesoro di aneddoti divertenti. Da quando la pecora della figlia più giovane interruppe una cena con il giudice della Corte Suprema, al telegramma inviato dal procuratore generale degli Stati Uniti Robert Kennedy, dopo la nascita dell'ottavo figlio dei Braden, congratulazioni, mi arrendo. I Kennedy avevano 7 figli all'epoca. Con arguzia e saggezza, Braden affronta anche alcune delle questioni più serie, tra cui la droga, l'alcol, il sesso prematrimoniale, affrontate dai genitori in un'epoca di profonda sfiducia tra le generazioni. Tutte queste tematiche sono state riprese dagli sceneggiatori in un periodo in cui il format era veramente innovativo, se pensate alle famiglie americane anni 50 e 60 della TV, perfetti all'acqua di rose. Quando l'ABC gli propose di adattare Eight is Enough per la televisione, Braden trovò l'idea così assurda che vendette i diritti per $1. Ti sarà mangiato le mani dopo. La pluripremiata serie con Dick Van Patten e Betty Buckley è andata avanti per 5 stagioni e ha lanciato le carriere hollywoodiane di molti giovani attori, tra cui Willie Ames nella parte di Tommy e Ralph Macchio. Una celebrazione delle gioie e delle tribolazioni della paternità, Eight is Enough parla con calore, umorismo e compassione ai genitori e ai bambini di tutto il mondo. La serie televisiva racconta la vita quotidiana di una famiglia di Sacramento in California, i Bradford, composta da Tom Bradford, giornalista del Sacramento Register, testata di fantasia. La moglie Joan Bradford, casalinga con la passione per la fotografia, i loro 8 figli tra i 7 e i 21 anni nella prima stagione, David, Mary, Johnny, detta Jenny, Susan, Nancy, Elizabeth, Tommy e Nicholas, dal più grande al più piccolo. Non vi parlerò della serie TV perché immagino che la conosciate. Dopo le prime messe in onda non è più stata riproposta fino al 2009 per problemi di diritti televisivi, ma oggi volevo parlarvi della sorte non sempre felice degli attori protagonisti. Come dicevo prima, la moglie Joan si vede, mi pare, nelle prime 3 puntate e nella quinta. Poi si dice che è morta senza specificare. Io pensavo in un incidente, ma non era chiaro. In realtà l'attrice che la interpretava, Diana Island, all'epoca compagna di John Travolta, si ammalò gravemente di cancro seno e morì 12 giorni dopo la messa in onda della prima puntata della serie. Fu così che dalla seconda stagione, trasmessa dall'autunno del 1977, viene detto che Tom era rimasto vedovo, ma non era previsto inizialmente. Dalla seconda stagione Tom si innamora di Sandra Sue Abby Abbott, vedova di un ufficiale caduto durante la guerra del Vietnam, arrivata in casa Bradford come insegnante di sostegno di Tommy, che rotosi una gamba non poteva andare a scuola. I due si sposano nel corso di uno speciale film per la televisione trasmesso nel novembre del 1977,
In un altro speciale Fin TV del settembre del 1979, due dei ragazzi, David e Susan, si sposano ricorrendo a una spettacolare doppia cerimonia nuziale. Nel corso della serie, Abby consegue il dottorato di ricerca in filosofia e inizia l'attività di indirizzare giovani studenti della scuola superiore del luogo nel mondo del lavoro. Mark Hamill, Kimberly Beck e Chris English furono scritturati per interpretare rispettivamente David Nancy e Tommy Bradford, scusate, ma lo fecero soltanto nel primo episodio della prima stagione. Greg Gudiv, Diane Kaye e Willie Ames li sostituirono rispettivamente nei ruoli di David, Nancy e Tommy per tutto il resto della serie. Prima di ultimare le riprese di Star Wars, l'11 gennaio 1977, Mark Hamill fu coinvolto in un grave incidente d'auto e ricoverato in ospedale. L'attore dovette fare riabilitazione motoria e subire interventi di chirurgia plastica al viso. Il fatto è riscontrabile nelle differenze fisionomiche tra l'interpretazione in Guerre Stellari e quella nell'Impero colpisce ancora. Sebbene ci fossero solo 11 anni di differenza tra loro, Diane Hyland e Lori Walters interpretavano madre e figlia. Sebbene fossero coetanee, Betty Buckley, Abby e Lori Walters, Jenny, interpretavano rispettivamente la seconda moglie di Tom e la terza figlia. La serie fece da trampolino ad alcuni attori e rafforzò lo status di idolo delle ragazzine per Greg Gudiv, David, Willie Ames, Tommy e Ralph Macchio, il cugino Jeremy. In seguito, Gudiv intraprese la carriera secondaria di cantante dovuta alla sua esecuzione del brano "It Is Enough to Fill Our Life with Love", che era la sigla. Ames recitò insieme a Scott Baio nella sitcom Babysitter e Macchio prese parte ad alcuni lungometraggi, quali Karate Kid per vincere domani e i suoi sequel, e al film Mio cugino Vincenzo. Ve lo ricorderete sicuramente. Richard Vincent Dick Van Patten, il padre di famiglia Tom Bradford, ha iniziato giovanissimo come attore bambino e ha avuto una vita abbastanza lunga, morendo a causa del diabete a 86 anni. Greg Gudiv è principalmente noto per il ruolo di David Bradford, primogenito degli 8 figli, nel telefilm. Si trasferisce a Los Angeles in cerca di un ingaggio nel mondo dello spettacolo nel 1975. Nel 1977 gli viene offerta la parte del primogenito David nella serie televisiva, venendo preferito a Mark Hamill, presente nella puntata pilota. Al termine della serie, interpreta diversi ruoli da guest star in altre serie statunitensi come Love Boat, La signora in giallo, Dynasty, A Devious Maid, Panni sporchi a Beverly Hills. Ma soprattutto è stato un cantante, come dicevo prima, interprete anche della sigla del telefilm. La vita di Lenny O'Grady, invece, l'attrice che interpreta Mary, la sorella maggiore, non è stata fortunata. Figlia di una talent scout televisiva, sorella dell'attore e musicista Don Grady, iniziò a recitare a 13 anni nel 1967 nella serie I confini dell'Arizona. Dopo diverse partecipazioni a serie statunitensi di successo, entrò nel primo cast del telefilm che le diede successo, La famiglia Bradford. A conclusione della serie apparve sporadicamente in opere televisive, ricoprendo l'unico ruolo rilevante nel 1990 nella soap opera Il tempo della nostra vita. In quegli anni le vennero riscontrate agorafobie e vuoti di memoria che la spinsero ad allontanarsi dalle scene, dedicandosi al ruolo di agente di spettacolo. L'abuso di farmaci, a seguito degli attacchi di panico sempre più frequenti che le impedirono col tempo persino di uscire di casa, la portò alla morte per intossicazione nella sua casa californiana nel 2001 a soli 46 anni. Susan Richardson è un'attrice statunitense nota per il ruolo di Susan Bradford. Nel 1971 si trasferisce a Los Angeles in cerca di fortuna a Hollywood come attrice. Prima di giungere al successo nel 1979 con questa serie, recita piccoli ruoli in American Graffiti e Nata una stella, accompagnando l'attività cinematografica a quella televisiva con partecipazioni a Happy Days, Le strade di San Francisco, i Chips, eccetera. Nel 1978 si sposa e diventa madre di una bambina. Per il rientro sulle scene era molto ingrassata e necessita di una forte perdita di peso, quindi si avvicina all'uso della cocaina. Nel
Al termine della famiglia Bradford del 1982 cessa completamente l'attività di attrice, salvo due riapparizioni nel 1987 e nel 1989, infine legate alla serie. Da allora gli abusi di sostanze la rovinano fisicamente. Lori Walters è un'attrice nota per il ruolo di Joni Bradford, figlia aspirante attrice nella serie televisiva, dal 1977 al 1981. Terminate le riprese della serie, a cui deve il suo successo, partecipa come guest star ad altri telefilm statunitensi come Cin Cin. Nel 1999 abbandona la scena artistica trasferendosi a Los Angeles per dedicarsi all'ambientalismo. Non si sa molto della sua vita privata, ma pare che stia bene. Tra l'altro abbiamo già parlato in altri video di attori finiti male e poi ve li lascio qui sotto, se ricordate anche di Arnold e altri. Diane Keaye è principalmente nota per il ruolo di Nancy, dopodiché ha fatto qualche apparizione in serie TV e qualcosina al cinema, fino a sparire dalle scene definitivamente nel 1999 per dedicarsi alla sua famiglia. Connie Newton-Needham, l'interprete di Elizabeth, si sposa nel 1979 con uno scenografo che lavora nella serie. Terminata l'esperienza nel 1981, come guest star recita nella serie Quelli della pallottola spuntata. Interpreta inoltre la ballerina affetta da sclerosi multipla nella serie Saranno famosi. Madre di due figlie, si ritira dalle scene per insegnare danza nella contea di Orange, in California. Nel 2009 le viene diagnosticato un cancro alle ovaie, trattato poi con successo. Pare che stia bene. Betty Buckley, l'interprete di Abby, la moglie di Tom, ha tuttora una carriera proficua soprattutto in teatro e nei musical e non ha grossi problemi che si sappia. Adam Rich invece è stato un attore statunitense, principalmente noto per il ruolo del piccolo Nicholas, con una vita problematica. Esordì ancora bambino nel 77, nella prima serie del telefilm che gli diede notorietà internazionale e che interpretò fino alla conclusione. A 17 anni abbandonò il liceo dopo essere stato sorpreso a fumare erba. Successivamente recitò come guest star in altre serie televisive statunitensi e fece qualche piccola parte in pochi film. Negli anni le sue interpretazioni si ridussero fino all'abbandono definitivo delle scene nel 1993. Dopodiché Rich soffrì di dipendenza da alcol e droghe. Venne arrestato per guida in stato di ebbrezza e per furto. Infatti era tossicodipendente ed è quasi morto per overdose di Valium nel 1989. L'attore americano è stato riabilitato dalla droga almeno 3 volte. Più tardi, nell'aprile del 1991, Adam Rich fu arrestato dopo aver sfondato una vetrina di una farmacia nel tentativo di rubare droga. È stato salvato dal suo papà sullo schermo, Dick Van Patten. Nel 1996 la rivista Might, con sede a San Francisco, diede la notizia della morte per omicidio di Adam Rich. Si trattava in realtà di una provocazione col consenso e la partecipazione attiva dello stesso attore, votata a dimostrare quantomeno nelle intenzioni degli ideatori il feticismo necrofilo del pubblico statunitense. Il caso viene raccontato nei dettagli in un capitolo del romanzo L'opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers, che nella rivista in questione è stato fondatore. Inoltre è stato arrestato per droga, per guida sotto l'influenza di sostanze nel 2002. È morto il 7 gennaio 2023 nella sua casa di Los Angeles per un errore di dosaggio di un analgesico. Bene, amici, anche per oggi è tutto. Grazie per la visione. A presto. Ciao.